signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Walkie Race. Ricordate la mitica corsa più pazza del mondo? Il cartoon con l'eterno perdente, il cattivo Dick Dastardly e il suo cane Muttley, protagonisti antieroi della serie, o la signorina Penelope Pitstop alla guida del suo vezzoso coupé rosa. Ad un primo sguardo, la Chaleco Marathon la ricorda vagamente. Però qui non ci sono i cavernicoli fratelli Slug o l'insetto scoppiettante a contendersi l'ambito premio, ma giovani studenti che si riuniscono a Rotterdam per sfidarsi a colpi di design e fuel economy. Sette diversi tipi di carburante possibili, ma solo un litro o l'equivalente la quantità concessa nel serbatoio per correre. Questi i presupposti della maratona ecologica. Vetture, prototipi o urban concept entrano in gara con un unico obiettivo: percorrere 10 giri del circuito, più efficienti che mai, arrivando fino alla fine. Ad attenderli al traguardo, tecnici e ingegneri pronti a constatare quel che rimane del carburante iniziale e a calcolarne l'autonomia totale. È il veicolo che consuma meno ad arrivare al podio di questa competizione. Nell'elaborazione della strategia di gara per i team anche un'ulteriore sfida, un circuito tutto cittadino che presenta angoli a 90 gradi e che dà ancora più filo da torcere alla lancetta dei consumi. Dall'etanolo all'idrogeno all'energia elettrica, questi veicoli alimentano il sogno di specializzandi in ingegneria, che al di là del risultato finale si prodigano per il futuro della mobilità. Ci mettiamo alla guida di uno degli urban concept della competizione, perché chissà che non sia una delle auto del domani. La prossima volta, ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito?